8 nuovi alloggi popolari in via Bugneta, Pietrasanta per altrettante famiglie. La Regione Toscana finanzierà con 1.300.000 euro tramite ERP la realizzazione di un nuovo complesso destinato all'edilizia sovvenzionata. Nell'ultima seduta in videoconferenza è arrivato il via libera del Consiglio Comunale con voto unanime al progetto che doterà la città di nuovi alloggi popolari. L'iter era stato aperto nel 2012 con la giunta di centrosinistra di Domenico Lombardi, ma poi si era arenato per tornare all'ordine del giorno dopo una nuova sollecitazione dell'attuale amministrazione di Alberto Giovannetti all'inizio del 2020. È stata votata e passata all'unanimità la delibera che consente la modifica dell'area via Bugneta da edilizia convenzionata a edilizia sovvenzionata. Erano dagli anni 70 che non si realizzavano nel territorio di Pietrasanta, abbiamo cercato di migliorare offrendo alla cittadinanza, da quando ci siamo insediati, altri alloggi che sono stati quelli modificati dall'emergenza abitativa di via Provinciale Vallecchia, e stiamo continuando nel passaggio da alloggi di emergenza popolare a alloggi di residenza pubblica, e con la realizzazione di questa nuova area in via Bugneta potremmo contare a breve, mi auguro, quindi nell'arco di un anno spero, di contare su nuovi altri 8 alloggi per arrivare a un complessivo 9 alloggi di circa 20. Attualmente a Pietrasanta sono 272 gli alloggi popolari gestiti da ERP. Il comune sta inoltre assegnando altri 5 alloggi delle ex case parcheggio.